Johnny, io voglio vivere il tempo che mi rimane. Ti ho detto che potevi tenerti il mio corpo. Ma non ce la faccio. Mi dispiace. Perdonami. Non scusarti. Abbiamo sempre saputo che sarebbe finita così. Non fare così, cazzo. E allora smettila con le stronzate tipo mi dispiace. Johnny? Posso anche cambiare opzione. Posso andare dall'altra parte senza dire nulla. Perdonami, Johnny. Cristo. Sto per cancellare un compagno e una parte della mia anima in un colpo solo. Non hai idea di come io mi senta di merda. Questo atteggiamento mi ricorda qualcosa. Vedivi? Che ti piaccia o no, io resterò sempre con te. Sempre qui, Johnny. E non provi neanche a prendertelo. Porca puttana, almeno difenditi. Non ci stai neanche provando. Beh, mi hai insegnato che a volte è meglio lasciar perdere. Risparmio le forze per il gran finale. Cazzo. Mi spiace un casino. Addio, Johnny. Buona fortuna qualunque cosa ti attenda. Addio, Viva. E non smettere mai di lottare. No. È stato incredibile. È stato veramente incredibile. Veramente emozionante al punto giusto, credetemi. Forse sono io che mi commuovo troppo facilmente. Come siamo tornati qui? Dov'è qui? Aspetta un attimo. Dove siamo? E perché sono nudo? Perché c'è una piscina qui? Alzate il culo dal vostro triste giaciglio e alzate gli occhi al cielo. Oggi, solo oggi, potreste scorgere il Crystal Palace, l'enorme stazione spaziale su cui i meri mortali non metteranno mai piede. Ora dicono che il Crystal Palace abbia i casinò più costosi, le donne più... Dove sono? Ancora, ovviamente, non stiamo bene. Ci rimane 6 mesi. Buongiorno, B. Spero che tu abbia dormito bene. Non hai nuovi messaggi. Ottimo. Hai un appuntamento fissato per oggi, all'Afterlife. Della Main ha confermato l'invio di un veicolo all'orario stabilito. Noto che il tuo calendario per il resto del mese è vuoto. Vuoi che avvii la pianificazione? No, grazie. Va bene così. Neanche abbiamo mosso la bocca. Ti auguro una buona giornata. Grazie, Alva, chiunque tu sia. Chi è? Ehi, capo. Ehi, è già arrivato? Non ancora. Ma arriverà in tempo. Ah, è il tizio dell'Afterlife. Prima sono passati i suoi uomini per controllare il posto. Per assicurarsi che
fosse sicuro prima del suo arrivo. Pensavano che non li notassimo. E le armi? Le armi sono pronte. E anche il resto. Serbatoio pieno, pronto a partire. Grazie, arrivo subito. Allora, parte 1. Capo? Perché? Wow. Ma scusami un attimo, questo è la chiappa sogni di cosa? Di Misty. Questi sono i poster delle missioni secondarie che ho fatto. La tuta di Judy. La tuta da immersione. E tutte queste armi? Posso prenderle, fantastico. Io non ho più i miei oggetti. Non ho più tutta la mia roba. I vali placcati d'oro. Non ho neanche più i miei soldi. Ma che cazzo. Ma ce l'avrò le mie lame. Le lame dell'amantide fortunatamente ce l'abbiamo ancora. Quelle, la giacca. Almeno quella, mettiamola dai. È l'ultima cosa che mi rimane di Johnny questa ormai. È arrivato la V. Ma dove sono io? Aspetta un attimo. So dove sono. Questa è la casa che si vedeva dalla mia finestra. Porta oggi? Ciao della Main. All'Afterlife. Andiamo lì. Certamente. Prenderemo i corridoi aerei speciali. È emozionato quanto me? Abbastanza. Dovremmo fare in fretta. Magnifico. Oh, all'aria esausta. Notte difficile. Direi più settimane. Accidenti, mi dispiace. La sua incursione alla Arasaka Tower le ha dato tutto. Rispetto, risorse illimitate. Per quanto riguarda i disturbi fisici, se lei è di aiuto posso offrirle alcuni servizi aggiuntivi, come trattamenti termali o altro. Potrebbero farle bene nella sua attuale situazione. In effetti siamo ora convenzionati con il Trauma Team per fornire un pacchetto di assistenza medica. Potrebbe provare la nostra offerta limitata a viaggi sicuri. Che ne dice? Notizie della Arasaka? E com'è la situazione in città? La Arasaka è nei guai. Un disastro organizzativo. Le sue azioni sono crollate. La sfiducia pubblica è a livelli record. E potrei andare avanti. Tutto questo perché ci siamo intrufolati? Ma assicura la tua anima. Avrebbe dovuto essere un successo per la Arasaka. Ma si è trasformato in una maledizione. Tutte le risorse relative al programma sono andate perdute. Ah, forse è stata Alte Johnny. Mettevano l'immortalità ai ricchi. Gliel'hanno venduta. In realtà raccoglievano engrammi e dati. Io dico che volevano solo controllo e potere. E in strada? Che si dice in strada? Molto probabile. Le voci abbondano, ovviamente. Dicono che lei ha scoperto qualcosa di grosso e che ha il supporto di qualcuno di ancora più grosso. Può essere. La Arasaka è allo sbando, cerca di limitare i danni. Comunque, lei e l'Afterlife siete al sicuro, almeno per un po' di tempo. Bene. Perfetto. Guarda, l'importante è che non lo distruggano per colpa mia l'Afterlife. Dai, portami lì. Portami solo all'Afterlife, è in fretta. Certamente. Ho scelto il percorso indubbiamente ottimale. Arriveremo a breve. Sei un po' intristito della Main, eh? E si goda la splendida vista della nostra bella città. Bella un parolone. Potrebbe essere l'ultimo giorno. Ok, grazie. Grazie. Se vogliamo credere ai miei clienti, la città è davvero mozzafiata. Indubbiamente. È uno schianto. Veramente. Ti incanterà con promesse di un domani migliore. Ma non mi dire. Buona giornata, V. Buona giornata della Main. Siamo di nuovo qui. Siamo di nuovo all'Afterlife. Proprio come la prima volta. Dov'è il tasto? Eccolo qua. Ammetto di essere un po' confuso sul quanto tempo è passato in questo momento. Saranno già passati 6 mesi? Ehi là, amicone, ciao. Capo. Ciao. Ehi. Ehi, tutto a posto?
perfetto. Il tuo box è pronto. Grazie, Emric. Ehi, ciao. Ehi, com'è la situazione? Ehi, Rook. Come va? Tutto a posto? Dimmelo tu. L'afterlife è tutto quello che succede qui. Ma smettila. Sono curioso di sapere cosa ha da dire questo cliente. Sarei anche... Da. Prima che tu vada. Ok. Prendi qualcosa? Il solito. Il solito. Un Johnny arriva. Silver and Special? No, io dico di no. Situazione insolita. Non puoi prendere il solito. Qualcosa di nuovo, allora? Oggi inizia una nuova vita. E sai bene che cosa c'è in gioco. Certo, continui a ricordarmelo. Prima di ogni missione importante, tu lo sai. A me piace togliere la ruggine con un bicchierino di tequila. La preferita di Jack. Allora, sai già cosa abbiamo darmi. Tutti i nostri riti, amuleti, o tante portafortuna. Non parlo di fortuna, ma di ricordare. Ricordare tu. È grazie a lui che sapevo cosa stavo facendo. Oh, questo casino. Rogue. Anche io lo sapevo. Devi onorare la tradizione dell'arte. Clark ti farà un drink della casa. Oh, non so chi brindare. Sono tutte e tre cose importantissime. Una roba per me, una roba per Jackie, una roba per Johnny. Brindiamo a Johnny. Aramun Silverhand. Brinderò a Johnny. Lui sarebbe venuto con te, ma non avrebbe resistito ad un'operazione come questa. Che operazione stiamo parlando qui? Il suo sorriso ogni volta che sentiva il mondo tremare, sul punto del collasso. Oggi sorriderebbe. Oggi sorriderebbe, sì. Lo so. E in bocca al lupo. Questo colpo, se qualcuno può riuscirci, quella persona sei tu. Grazie. Grazie, Luca. Abbiamo un cliente, quindi. Sì. Aspettavo da tempo questo momento. Guardare negli occhi l'ultima leggenda dell'Afterlife. Devo dire che sono commosso. Tu chi saresti? Non deluderti. Prego, siediti. E il posto è mio. Non sei tu a dovermi dire di sedermi. Dimmi tutto. Beh, il Mikoshi è stato un'impresa. Hai messo KO la Rasaka. E hai guadagnato Eddie e influenza in città. Ma non solo. I sistemi della Rasaka si sono paralizzati. Si è aperta qualche opportunità. I miei uomini ci si sono fiondati. E hanno preso... Ma chi sei tu? Quindi è tutto pronto per l'operazione? Ho verificato le informazioni che filtrano dalla Rasaka. Il casino sta testando un nuovo sistema di sicurezza. Ed è vero. Oggi lo disattiveranno per un breve periodo. Credo che saprai come sfruttare quel... Oh! Un'altra missione suicidia, eh? Sono il migliore. Non ti deluderò. Hai scelto il miglior mercenario sulla piazza. Così dicono. Ma vorrei vederlo con i miei occhi. Coi tuoi occhi blu, eh? A proposito, nessuno ha mai tentato nulla di simile. Da dove vengo io, direbbero che è impossibile. Nulla è impossibile dicono per me. Che stai rischiando troppo. Per dirla in modo poetico, che stai volando troppo vicino al sole. È per questo che hai assoldato me. Per questo mi hai assoldato. Sai perché ti ho assoldato? Perché faresti qualsiasi cosa se c'è una minima possibilità di sopravvivere. Anche se dovesse significare giungere a un pelo dalla morte. Ci sono già passato più di una volta. Sono pronto. Domani a quest'ora dovrei avere tutti i dati dei clienti del casinò. Non scordare la tua parte dell'accordo. Non dimentico mai una promessa. Buona fortuna. Crystal Palace. Attiva il pilota automatico. Ok, in posizione. Ma siamo... Perfetto, spaccato. Siamo nello spazio. Ho disattivato il segnale dei satelliti. Attivo il segnale di mascheramento. Ricorda, avrete solo un tentativo. Ricorda? Dimmi qualcosa che non so. Chi altro c'è, scusami? Una volta iniziato, non potrete tornare indietro. Se qualcuno vi nota, non ci saranno estrazioni o possibilità di sopravvivere. Ottimo. Se funziona, guadagnerai più di quanto tu abbia mai immaginato. I tempi in cui avevo da guadagnare sono lontani. Esatto, ho solo da perdere ormai. Ora non ho più nulla da perdere. È un po' cupo.
sono io per giudicare? Esatto, sei solo un tizio con degli occhi blu splendidi. Cos'è? Mass Effect è diventato? Oh, bella pistolina, V. Sarebbe stato bello avere la pistola di Jakey però qua. Ammetto che mi sarei aspettato di tutto, ma non di finire nello spazio. Ok, o la va o la spacca. Ammetto che non mi sarei aspettato di finire nello spazio. Passo e chiudo. Mi sarei aspettato veramente tutto da un finale che può essere quello di Cyberpunk, ma di andare nello spazio no. Eccoci qua. Ovviamente Arasaka da tutte le parti. Bevi, se questo deve essere il tuo ultimo colpo, fai quest'ultimo salto. Ora non sei più alla ricerca del mondo. Ora sei alla ricerca delle stelle. Buon viaggio, V. Buon viaggio. Vado a sparare nello spazio. È bellissima questa inquadratura. Non capisco se ci stiamo arrivando o stiamo per morire. Non capisco se in questo... Immaginavo che qua non saremmo andati nella stazione spaziale. Ma non capivo se stavamo morendo depressurizzati o se ci stavamo avvicinando. Hey V, come stai? È da un po' che non passi a trovare il vecchio... Non me l'aspettavo! Scommetto che i tuoi chum dell'Afterlife ti hanno trovato un nuovo bisturi più bravo, eh? Il mondo. Un damerino del centro che spara cromo dal culo, vero? Il sole! Beh, sul serio, ragazzo. Lasciati alle spalle questa vita. Te lo meriti. Oh, Victor! Ma ogni tanto passa a trovarmi, okay? Lo farò. Se ritorno vivo, lo farò. Parleremo dei vecchi tempi. Darò un'occhiata per vedere se il tuo nuovo bisturi non ha scazzato qualcosa. Mi fiderei più di te che di un che altro. Ci io, vediamo, Victor. Ci vediamo. Oh, Victor. Mamma Wells! Hey, mi dicono che sei diventato un pezzo gordo ora. Un pezzo grosso. Così grosso da non potermi chiamare neanche una volta alla settimana, una volta al mese. No, mamma! Non dimenticare dove hai iniziato e con chi hai iniziato. Scusami. La mia porta è sempre aperta per te, Vi. C'è sempre del cibo sulla tavola. Mi casa è tu casa. Lo senti, Orfine? A presto, Vi. A presto. Judy! Vi! Da quanto tempo? Lasciami indovinare. Sei ancora tra i migliori di tutta Night City? già, io ho lasciato il tu giro. Te ne sei andata. Volevo chiamarti per ringraziarti di tutto. Solo dopo che mi sono lasciata tutto alle spalle ho capito quanto io fossi depressa in quel periodo. Sì, lo eri. Credimi, V. Se dovessi avere l'occasione, vattene. Vattene e... Sono più lontano di quanto tu possa credere, Judy. Il peso che ti togli dalle spalle... Non so neanche descriverlo. Vero. D'accordo, basta sermoni. Stammi bene, amico. Stammi bene, amica. Io sono contento di avere un rapporto d'amicizia con lei invece che un rapporto d'amore. Ciao, V. Come va la vita? Oh. Qui nelle Badlands c'è il solito clima.
il mio frigo si è fuso, ci sono 35 gradi all'ombra ed è in arrivo una tempesta di sabbia, quindi, beh, ti stai perdendo la festa. Eh beh, certo. No, seriamente. Stiamo tutti bene. Solo io e andiamo d'accordo, più o meno. E poi la famiglia continua a crescere. Sono contento. Sono contento per voi. Ma meglio tenersi sempre occupati, no? Esatto. E pensare che se non fosse stato per te ora sarei ancora lì a Night City. Probabile. Volevo solo ringraziarti per tutto quello che hai fatto. Se tu non mi avessi messo sulla strada giusta, sarei ancora persa. Avrei voluto prenderla con te, quella strada giusta. Beh, d'accordo. Ci sentiamo, Vi. Non sparire. Troppo tardi per quello. Ciao. Oh, Vi. Soul! Sono Soul. Non me lo sarei aspettato. Ho saputo che è successo qualcosa di grosso a Night City. Merito di un certo Vi. Jason Momoa. Non so cosa tu abbia intenzione di fare ora, ma ricorda, ci prendiamo sempre cura dei nostri fratelli. Grazie, Soul. E tu adesso sei uno di noi, Vi. Sei un Aldecaldo. Non dimenticarlo. Non lo dimenticherò mai. A presto. Ci vediamo. Forse. Chi lo sa. Mitch! Ehi! Ok, bene. Ci stavamo chiedendo quando saresti passato di qui. Potremmo organizzare una grigliata, berci qualche birra, fare un paio di corsi. Oppure fare visita ai nostri amici Raff & Schiff. Perché no? Quello che sto cercando di dirti è... beh, che alle Badlands farebbe comodo uno come te, Vi. Lo immagino. Non so cos'hai per le mani ora, ma ricorda che sei sempre il benvenuto. Grazie, Mitch. D'accordo, stammi bene. Che bello che tutti e tre mi hanno chiamato. È stato veramente carino da parte loro. Carrie! Ecco, è appena successa una cosa. Che cazzo, ancora la segreteria. Ma rispondi mai al telefono? No. Una volta tanto. Dai, mi dispiace, ma no. È più facile contattare il servizio clienti di un data terminale. Cosa dicevo? Ah, sì. Sai che mi ha chiamato l'agente delle Ask Rex per chiedermi se vado in tour con loro? Accetta, vai! All'inizio mi sono detto, devono passare sul mio cadavere, cazzo. Ma poi ho pensato, ehi, aspetta. In effetti potrebbe essere... Vai, divertiti, tu che puoi. Beh, ho un po' di pettegolezzi freschi per te, se ti interessano. Chiamami quando puoi, ok? Ci si vede? Ciao, Carrie. Poplowski. River! Hey, senti un attimo. Voi non l'avete visto, ma questa è stata una bella missione secondaria. Le mozze, pistole stordenti, bombole di prite. Bombole di prite? Dall'alto sono di distruggere tutto. Ma pensavo che forse potrebbe esserci un modo più utile di usarle. In che modo, River? Non ho dimenticato quello che hai fatto per noi. Per me e Randy. La città ha bisogno di più persone come te. E farò in modo che siano equipaggiate. Ah! Considerarlo uno, Maggio. Ci vediamo. Ah, vuoi addestrare della gente a fare il mercenario buono? Takemura! Prima di mettere seppuku, i samurai scrivevano un Jisei, una poesia della morte. Takemura, vuoi ammazzarti? I loro ultimi pensieri sulla vita. No! E sulla morte. Takemura! Ne ho letti molti in questi giorni. Alcuni sono... No, Takemura, non ti ammazzare, ti prego. Ma io non sono un samurai. Ah, ecco. Quindi ti dico addio con parole semplici. Brucia l'inferno, Xoyaro. Ma dai. Ma no. Per Alex. Ehi, sono per Alex. Non me l'aspettavo. Ehi, ho qualcosa che ti interesserà, ma prima devi assicurarti che nessuno ci ascolti. Ehi. Ciao. Ok. Allora, mia moglie, Elizabeth, credo che sia coinvolta. No, sti qua, ormai sono impazziti tutti e due. Che dovrei prendere queste pillole. Dice che sono vitamine.
le ho fatte analizzare in laboratorio e dicono che sono ok. Ma come faccio a sapere che... No, questo qua ormai è diventato paranoico. Quando hai un secondo chiamami, ok? E non dimenticarti di cancellare questo messaggio. È diventato paranoico. Allora, mi piace il fatto che tutti i personaggi della maggior parte delle missioni secondarie ci stanno chiamando. Ma sono ancora sconvolto per... per Takemura. Stavo pensando a te, così ho consultato i tarocchi. Sentiamo. Lo so, la lettura non è così precisa senza averti davanti, ma non ci vediamo da tanto e io... Beh, una cosa tira l'altra. Sai cos'è uscito? La forza, l'imperatore e il mondo. Sì? Tesoro, il mondo sentirà parlare di te. Va e mostra a Night City quanto vali. Grazie, Misty. Posso dire che credo che lei sia l'ultima. Praticamente ha chiuso dicendo dei tarocchi ed è partito il canoro. Voglio vedere tutti gli altri finali ora. Dico questa frase sulla localizzazione in lingua giapponese perché sono veramente incazzato con Takemura. Cioè, dopo che l'abbiamo salvato e solo perché non abbiamo accettato di aiutare Hanako-sama, vabbè, però abbiamo distrutto la Arasaka, diciamo. Localizzazione lingua italiana. Grazie del lavoro svolto a tutti quanti, veramente. Solo perché non abbiamo accettato di andare con la Arasaka e l'abbiamo distrutta. Johnny Silver and Luca Ward, tra l'altro, grande. L'ultima cosa che ci dice è vai all'inferno. Ti fa quasi pesare l'averlo salvato. Grazie per aver giocato. Congratulazioni, hai completato la trama principale di Cyberpunk. Ma ricorda che Night City non dorme mai, ha ancora molto da offrirti. Puoi continuare il gioco dall'ultimo checkpoint open world, dove troverai una ricompensa speciale ad attenderti. Vuoi continuare a giocare? Vada per un altro contratto, se ce ne sono, visto che li ho finiti. Dove siamo in questo momento? Ecco la ricompensa. Complimenti, completato la storia principale. Troverai ricompense speciali nell'inventario. Nota, se alcune delle ricompense consistono in Cyberwind, dovrai recarti da un bisturi per usufruirne. Ah, siamo davanti all'Embers. Bellissimo che eravamo qui appoggiati. Beh, è arrivato il momento di vedere come finirebbe questa storia da un altro punto di vista.